mio lavoro, è quello di cui mi occupo 20 ore al giorno, però per me non è esclusivamente qualcosa che mi permette di ottenere uno stipendio a fine mese, è qualcosa in cui credo così fortemente da utilizzare quasi il mio tempo libero, quasi tutto il mio tempo libero all'interno di una serie di associazioni ed entità estremamente diverse tra di loro, ma che hanno un minimo comune denominatore. Pensare che la tecnologia possa aiutarci nella vita di tutti i giorni, ma che ci siano degli aspetti non immediatamente evidenti che, se non analizzati, rischiano di trasformare questa innovazione, questa tecnologia che uso, in un rischio, in qualche cosa che mi causa un danno anziché un beneficio. Ho lasciato nelle slide una con i ringraziamenti delle persone che lavorano con me su alcuni dei progetti che vi presento, e di conseguenza alcuni dei materiali che vi presento sono stati realizzati assieme a loro. Di proposito, sarò critico, nel senso, tante delle cose che vi racconterò sono cose che vi dirò che sono pericolose, che hanno dei rischi, sono cose che io per primo uso ogni giorno, però siccome tutti ci raccontano che sono bellissime, che sono fantastiche, che le dobbiamo usare, io oggi di proposito vi racconto la parte negativa di queste cose. La parte negativa, positiva la sto omettendo, ma vi assicuro che esiste. Vi parlerò malissimo del cloud, ma sono assolutamente uno dei primi utilizzatori di questa tecnologia. E poi vorrei che fossimo assolutamente concordi sul linguaggio e sul dizionario che utilizziamo. Io mi arrabbio molto quando sento parlare di diritti digitali, di crimine informatico, di furto informatico, di pirata informatico. No, non funziona così. Allora, un crimine è un crimine, non è che c'è il crimine informatico che è un po' meno grave. Il mio diritto a fare qualche cosa esiste, non è che c'è poi un diritto digitale che è un po' diverso, è sempre la stessa cosa. Questo perché si rischia di pensare che internet sia qualcosa di diverso dalla realtà. No, quello che succede su internet influenza in maniera assolutamente concreta quello che succede nella realtà. Questa è la notizia di, mi sembra fosse ieri, del Twitter, un social network dove la gente dice «Ehi, ciao, ci vediamo la cena, ehi, oggi sono stato qui», fa crollare la borsa statunitense. Cioè, qualche cosa che ce l'avessero raccontato 5 anni fa, avremmo detto chi ce lo diceva, tu sei matto, non può mica andare così. E invece oggi funziona esattamente in questo modo. Come faccio a raccontarvi questo scenario drammatico? Lo racconto con qualche numero che prendo da una cosa che si chiama Rapporto Clusit 2013. Clusit è un'associazione no profit che in Italia cerca di promuovere la cultura relativamente alla sicurezza informatica, e ogni anno usa gli esperti iscritti all'associazione per raccogliere ed elaborare dei dati, raccontare che cosa è successo nell'anno precedente, quindi in questo caso nel 2012, e che cosa ci dobbiamo aspettare dal 2013. Quindi dentro c'è una panoramica sugli incidenti che si sono verificati per cercare di tracciare una tendenza, un'analisi di mercato e dei focus on specifici per alcune tecnologie. Se qualcuno interessa il documento completo, mi manda una mail e lo faccio avere, non c'è problema. Di tutto il documento a me interessano pochi numeri. Quello che emerge dall'analisi dei 1700 casi che abbiamo analizzato è drammatico. Il riassunto è questo: solo perché sono su internet plausibilmente mi succederà qualche cosa, e non stiamo parlando del se, stiamo parlando del quando. Non importa se io sto usando solo il PC, solo il Mac, solo l'iPad, ma se ho il telefono, se è mio, se è aziendale, se sono in Italia o se sono all'estero, non importa, sono su internet, mi succederà qualche cosa. E se mi sto affidando a quello che per anni ho sentito raccontare essere lo strumento per difendermi, non so, l'antivirus, il firewall, se mi baso esclusivamente su questo non funzionerà, ho bisogno che ci siano delle altre cose. Banalmente, perché poi non ci sono le soluzioni dopo, vi dico a voce cosa sono le altre cose. Possiamo parlare anche di tecnologia, di prodotti, di un sacco di cose, ma tutto parte dal comportarsi correttamente, parte tutto dal chi è che sta usando quella tecnologia. Posso usare tutta la tecnologia che voglio, ma se io non so cosa sto facendo e non mi comporto nel modo corretto, di certo qualche cosa di malvagio accadrà. Ve lo dico con l'antivirus, che è facile. Qualsiasi antivirus voi scegliate sul mercato, ce ne sono tanti, hanno diverse caratteristiche, fanno cose diverse, prima o poi ognuno dei prodotti che ci sono sul mercato uno svarione lo prende.
Se io non sto attento a che cosa clicco, a che cosa apro e non ci penso prima di farlo e mi affido esclusivamente all'antivirus, prima o poi mi succederà qualche cosa. Quindi quello è un prodotto che mi serve, se io mi comporto bene, per darmi una maggiore tranquillità ed evitarmi di far succedere altre cose. Quindi dove sono, di che cosa mi occupo o altro è relativamente ininfluente dal punto di vista del quanto è possibile che sia target di un attacco, di qualche cosa che accade. E questa è la percentuale preoccupante. Rapportati ai casi che abbiamo deciso essere sensati da analizzare del 2011, nel 2012 ce n'erano erano il 252% in più, tantissimo. Quindi è un trend che stiamo vedendo crescere anno su anno in maniera importantissima. Per alcuni settori in particolare veramente in maniera assolutamente spropositata, ad esempio la gente è sempre più arrabbiata, gli strumenti per fare le cose malvagie sono sempre di più e sempre più facili da usare per chiunque. Quindi qualcuno che voglia del male a me, al mio sito, al mio blog, alla mia casella di email o altro, che decida di agire in qualche modo contro di me, anche se non è un esperto di informatica, riuscirà probabilmente a farlo perché gli strumenti li ha e li potrà utilizzare. Chi sta facendo queste cose per soldi, e di soldi se ne muovono tantissimo, tantissimi dietro a queste truffe, a questi attacchi, ne prende così tanti che giustifica degli aumenti piuttosto importanti, sia perché diventa un qualche cosa sempre più facile da fare, sia perché il ritorno economico è piuttosto forte. Ora, se io vi dico che per una carta di credito rubata normalmente ti danno $4, funzionante europea, ti danno $4, fa abbastanza ridere. Se uno comincia a pensare che quando le rubi, ne rubi un database da 10.000 al colpo, comincia a essere una cifra diversa, se cominciamo a pensare che magari sono in un paese tipo la Romania, che ha un'economia un po' diversa dalla nostra, quell'importo è il reddito del mio vicino di casa di 4 anni di lavoro, quindi sono abbastanza motivato a fare quella cosa in un pomeriggio. Questo quindi chiaramente sposta questi equilibri, anche tutta la parte di activism, quindi c'è quella cosa che mi fa arrabbiare, la voglio attaccare. Di guerra digitale ne stiamo parlando un pochino di più rispetto al passato, fa molto spettacolo, ma nella realtà c'è ancora molto poco. Purtroppo la tendenza è che ne sentiremo parlare sempre di più, insomma, chi legge i giornali le ha viste le cose, gli Stati Uniti, Cina, l'Iran e queste cose. Il dramma in Italia, perché questi sono tutti dati italiani, attenzione, è questo: è pensabile che lo spionaggio industriale sia crollato? No, plausibilmente non ce ne stiamo accorgendo, sarà aumentato anche quello, ma non vengono scoperti. Anche qui tempo medio per accorgersi di un'intrusione gira sui 18 mesi, quindi veramente un'eternità. Parlando specificatamente di Italia, come dicevamo prima, le slide vengono poi pubblicate, chi vuole il documento lo faccio avere. Quello che mi interessava come riassunto è: siamo tantissimi e usiamo tantissima tecnologia, tutti. Il nostro grado di preparazione per utilizzare questa tecnologia nel modo corretto è incredibilmente basso. Risultato: siamo in testa alle classifiche per PC infetti che vengono usati per portare attacchi agli altri, siamo in testa alle classifiche per quantità di persone che sono state colpite da qualche tipo di truffa, di attacco o altre cose. Solo per citarne uno, un unico attacco che colpisce 16 banche, 12.000 persone e fa sparire 16 milioni di euro, capite che stiamo parlando di un fenomeno piuttosto importante e che ci riguarda abbastanza tutti, insomma. E il futuro non è roseo, purtroppo, cioè ci aspettiamo che tutte queste cose crescano ancora di più e quindi, come dicevo inizialmente, forse più che il devo installare un firewall diverso, dovremmo cominciare a pensare in maniera diversa al come proteggere noi stessi in primis, ma poi tutte le infrastrutture che in qualche modo contengono i nostri dati e che garantiscono che noi possiamo comportarci in un certo modo e abbiamo certi servizi. L'altro dato drammatico che emerge lo prendo invece da un altro progetto che portiamo avanti con la divisione dell'ONU che si occupa dei crimini contro le persone e con ISECOM, che è un ente che pubblica degli standard.
che dice proviamo a guardare questa cosa del cybercrime non esclusivamente da un punto di vista tecnologico ma a 360 gradi, cioè che cosa sta succedendo, come mai, lo scopo è poter rispondere alla domanda da chi mi devo difendere, chi è che mi sta attaccando. Primo problema, qui ci dovrebbe essere una tabella che, quando noi pensiamo alla parola hacker, quello che ci viene in mente, perché la televisione ci ha abituato così, è un eroe romantico, è l'hacker anni 80-90, quindi una persona curiosa che fa le cose perché vuole scoprire come funzionano. Allora, tolto che questo è il significato che io do alla parola hacker, quindi quando sento hanno rubato le carte di credito, per me c'è già la parola che racconta questa cosa. Ladro, lo spiega perfettamente, è la stessa cosa che rubare il portafoglio alla stazione del treno, non mi serviva inventare una parola nuova per raccontare quel contesto. Questo signore negli anni 70 scopre come usare la rete telefonica di AT&T, la telecom statunitense, per telefonare gratis. Direte sarà ricchissimo e chissà quante telefonate avrà venduto. No, ha fatto qualche scherzo, l'ha raccontato, ne ha parlato con gli amici, ha scritto degli articoli, non si è arricchito. Ancora oggi chiede se gli si dà una mano per tirare a campare. Non è più questo quello che ci troviamo di fronte, non è più questo quello che dobbiamo affrontare. Questo signore qui, che a me è sempre stato simpaticissimo, è un tedesco che sempre negli anni, metà anni 90, fine anni 90, pubblicò questo simpatico articolo sul suo sito del «Oggi ho fatto un esperimento, ho preso la mia grossa Mercedes nera, sono andato ai cancelli dell'aeroporto, mi sembra di Monaco o Francoforte, non ricordo, ho detto salve, sono della manutenzione, mi fate entrare, mi hanno fatto entrare, ho cercato un aereo girando con la macchina sulla pista, ne ho trovato uno aperto, sono entrato e mi sono fatto un po' di foto. Pensate un po' se fossi stato un malintenzionato». Questo signore qui l'abbiamo rincontrato pochissimo tempo fa, perché dal pubblicare queste cose graziose, lui era il signore Mega Upload, quello che hanno arrestato in Australia, gli hanno sequestrato tutte le macchine nere, l'elicottero, la barca, 50 milioni di euro in contanti. Ora, tolto l'atto assolutamente aggressivo degli Stati Uniti, che non era passata una legge sul diritto d'autore, per cui per dimostrare che non serviva una legge per fermare qualcuno, gli hanno sequestrato tutto, buam, di botto. Poi, dopo tutto quello che è successo, quindi raid in casa, vi arrivano gli agenti antisommossa, vi capitano in casa, vi sequestrano tutto, arresto preventivo, e poi no, ci siamo sbagliati perché per fare questa roba qua ci vorrebbe un crimine che preveda almeno 4 anni di reclusione, invece quello che hai fatto ne prevede solo 3, quindi siamo a posto così. Ha vinto di nuovo, ha vinto. Parliamone, insomma, dopo quello che ha subito. Però è questa la gente che dobbiamo affrontare oggi. Ora, lui non ha fatto plausibilmente del male a nessuno col suo servizio Mega Upload, quindi non è che ha rubato dei soldi fisicamente a una persona dal suo conto corrente. Tralasciamo tutto quello che si può dire sulle case discografiche e sul diritto d'autore, ma lui ha trovato un modello di business che funzionava, fregandosene abbastanza di quella che poteva essere la legge, ed è andato avanti a perpetrarlo per anni, arricchendosi in maniera piuttosto importante. Questo signore è al quarto arresto per qualche cosa che è afferente a truffe legate all'informatica. Se voi andavate sul sito di Mega Upload prima che lo chiudessero e guardavate i case history, 3M, Pepsi Cola, Walmart, usavano Mega Upload. Che cosa ci metteranno su un Mega Upload? Fai grossi, magari qualche brevetto, qualche progetto industriale, un piano di marketing. L'amministratore delegato era un pluripregiudicato che tecnicamente poteva andare da un tecnico e dirgli senti, mi fai vedere cosa ha caricato la 3M oggi, che magari c'è un nuovo brevetto, prima che lo brevettino loro lo vendiamo alla concorrenza e ci facciamo 2 soldi. Chi è l'amministratore delegato di Dropbox? Magari è una persona integerrima, è bravissimo. Nessuno sa rispondere a questa domanda. È già stato condannato per qualcosa? Cosa chiede ai suoi tecnici di guardare di quello che noi mettiamo su Dropbox tutti i giorni? Questo boh per me è un problema troppo grande. Mi permette di dire a qualche avvocato che conosco, scusa, ma tu su Dropbox ci metti gli atti dei processi che affronti in tribunale? Ecco, magari li metterei da qualche altra parte, tutto sommato, anziché lì. Quindi abbiamo un problema di fondo che le persone che oggi stanno gestendo determinate cose non dobbiamo più immaginarci
il criminale eroe romantico che combatte contro i cattivi. Sì, c'è anche Anonymous, per carità, bravissimi e bellissimi, e anche di quello ne potremmo parlare. Però oggi dobbiamo affrontare una cosa diversa, dobbiamo affrontare persone con, questa è la classificazione che esce da quel progetto che vi raccontavo, che hanno uno skill tecnico bassissimo, ma sono in grado di fare danni molto grandi, e di etica non hanno proprio nulla. E se ci stiamo immaginando un ragazzino bianco maschio con l'acne e poche interazioni sociali che sta a casa la sera anziché uscire con gli amici per fare questa roba, perché la televisione ci ha insegnato che quelli sono gli hacker, non funziona più così. Dobbiamo pensare a quarantenni disoccupati che si scaricano il programma da internet e fanno qualche cosa per tirare a fine mese. Quello dobbiamo affrontare oggi, un po' diverso. Con un altro problema, che se tu vai da questa gente, gli dici, senti, ma secondo te quello che stai facendo da 1 a 10 quanto è sbagliato? Beh, non penso che sia sbagliato, alla fine cosa sto facendo? Non è che sono entrato in un supermercato con una pistola minacciando qualcuno. Io sono a casa, seduto dietro al mio computer, sto facendo delle cose, mica sarà così grave. È solo un crimine informatico, mica è un crimine, no? Allora inaspriamo le pene, facciamo che se fai queste cose 500 anni di carcere. Non funziona. Intervistate le persone che sono state condannate per questi crimini, dice, ma se la pena fosse stata 10 volte più grave, l'avresti fatto comunque quello che hai fatto? Bah sì. E lo rifaresti dopo che ti rilasceranno? Beh, senza nessun problema. Questo è quello che dobbiamo affrontare in termini di rischio. Quindi tantissime persone che ci stanno arrivando addosso per prendere i nostri dati, per averne un tornaconto personale o in termini economici, come dicevamo prima, o in termini di soddisfazione perché attacco qualcosa che ritengo sbagliato. Quel sito propugna un messaggio che io non condivido e quindi lo teniamo giù. Il primo esempio di questa cosa l'abbiamo avuto su grandissima scala, l'abbiamo avuto nel 2001 quando sono andati giù contemporaneamente Microsoft, Amazon ed eBay, e dopo un sacco di indagini a inseguire i responsabili hanno arrestato un ragazzino canadese minorenne che ha portato avanti questo attacco per bullarsi con gli amici, io sono capace di tirarli giù e voi no. Di questo stiamo parlando. Questo nel 2001. Cito cose vecchie perché poi la cosa che mi infastidisce spesso è che scendi dal palco e ti avvicina qualcuno e dice porca miseria, no, quando dovremo affrontare questa cosa? Sarà drammatico. Cioè pensa quando dovremo occuparcene. Se non ce ne stiamo già occupando siamo in ritardo. Queste cose stanno già succedendo da anni. Questo è il messaggio che si fa spesso fatica a passare. Sono stato ad una conferenza in Polonia. Ho visto una scena graziosissima, sale una persona un po' strana sul palco, non sembrava molto adatto a stare su un palco, tremava un po', aveva questa voce un po' flebile, si muoveva tutto così, un po' imbarazzato, diceva, secondo voi qual è la cosa più personale che voi avete? Ma se io proprio ci devo pensare, non so, mi vengono in mente, che dire, le mutande di mia moglie. E fa proprio questo gesto. Beh no, quelle io ve le faccio vedere, non sono molto personali. Se mi chiedeste invece di farvi vedere il mio telefono cellulare, quello non ve lo farei vedere, perché lì dentro ho un sacco di cose che ritengo assolutamente personali e che non vorrei condividere con voi. Come dargli torto? Noi su cellulari teniamo, sui tablet, una marea di cose a fronte di nessun modo di proteggerli. Stanno diventando oggetto di attacco e di furto di informazioni e di manipolazione di informazioni in maniera incredibile. Esistono botnet di smartphone. Che cosa vuol dire? Io sono proprietario di una rete di telefoni così ampia che io posso usare quella rete per portare un attacco a qualcun altro. Pensate quanti devono essere. E poi cose simpatiche. Sapete tutti che cos'è un QR code, no? Lo trovo sulla Gazzetta dello Sport, si chiama quello rosa, non sono molto sportivo purtroppo, sotto la pubblicità, che tu vedi la pubblicità, fai la foto a questa cosa qui col telefono e ti trovi sul sito che ti spiega bene qual è la promozione, dove andare in vacanza o cosa. Dov'è che mi porta questo? Cioè se adesso io quello lì l'avessi creato perché chi lo fotografa in questo momento finisse su un sito che gli infetta il telefono, come facciamo a sapere dove ci porta questa roba qua?
Tant'è che abbiamo già avuto esempi di truffe di gente che stampa questa cosa su dei talloncini, pizza gratis sotto i parabrezza delle macchine. Tu torni alla macchina, trovi il talloncino, fai la foto e finisci su un sito, e se il telefono, il tipo di telefono che loro stanno cercando di infettare, bram, il tuo telefono cade nelle loro mani. E il problema è che i nostri telefoni sono potentissimi, cioè il telefono che io ho in tasca è più potente del computer che io avevo sul tavolo 5 anni fa. Se il mio telefono gli dicessero di mandare un'email ogni secondo, io continuerei a usarlo per fare tutte le cose che faccio senza accorgermene, perché è un'attività così blanda per quel telefono che la farebbe senza accorgersene. E qui ve lo voglio raccontare con quello che ha fatto questo ragazzo 2009, 4 anni fa, e quindi stiamo parlando di una cosa vecchia. Voi sapete che si può fare il jailbreaking dell'iPhone, vale a dire io riprogrammo il telefono per attivare tutta una serie di funzionalità che sarebbero presenti ma che l'Apple ha disattivato, perché io ritengo di essere così esperto di tecnologia che voglio avere anche quelle funzionalità disattivate e poter gestire il mio telefono come voglio. Non entro nel merito del giusto o sbagliato, il copyright, altre cose, sta di fatto che quando io faccio questa operazione, una delle funzionalità che attivo è l'amministrazione del telefono da riga di comando. Io posso collegarmi al telefono dal computer e dare dei comandi. Cosa succede? Quando io dico collegati al telefono, il telefono mi fa una domanda, chi sei? Mi chiede un nome utente e una password. Quel nome utente e quella password, quando io faccio questa operazione di sblocco, ne vengono messi uno di default, root, che è quello in tutto il mondo per qualsiasi macchina Unix, e una password che è quella di default finché io non la cambio. Questo ragazzo si è chiesto, ma non questo della foto, è quello che ha fatto l'operazione, quello è l'odioso Rick Astley, non so chi si ricorda questo cantante terribile. Quanti avranno fatto l'operazione di jailbreaking e poi avranno cambiato la password? Secondo me molto pochi. Quindi è scritto un programmino di poche righe che dice: esci dal mio telefono e controlla su tutti i telefoni che stanno intorno a me. Il mio telefono, che è qui da qualche parte in borsa, ha un indirizzo che è simile agli indirizzi di tutti i telefoni. Io ho Vodafone, a tutti i telefoni della Vodafone collegati sulla stessa rete. Ho detto, guarda sui telefoni intorno a me chi è che ha fatto questa roba e non ha cambiato la password. Se ne trovi qualcuno, cambiagli lo sfondo del desktop e mettigli questa terribile foto. L'hanno preso perché ha messo questa roba schedulata che girava ogni 8 ore, per cui finché tu non cambiavi la password continuava a ritornarti questa foto come sfondo del desktop. Non molti problemi ha avuto, perché alla fine è stato un atto simpaticamente goliardico. Qualche problema in più ce l'ha avuto invece l'australiano, che qualche mese dopo ha fatto la stessa cosa, ma anziché cambiare il desktop non ha detto niente a nessuno, ma si copiava tutta la rubrica, tutta l'agenda, tutti gli sms e tutte le foto. Questo è il rischio. Le copiava. Non mi accorgo neanche che qualcuno è entrato e ha fatto questa operazione, perché se le cancella magari pure il backup posso ripristinarle, ma almeno me ne accorgo. Se le copie ne bastano, me ne accorgo neppure. E poi io mi ricordo quando ero molto più giovane, mi dicevano non mandare i file di Word per email perché sono pericolosissimi, perché i file di Word contengono le macro. Quando tu apri un file di Word che ti arriva da uno sconosciuto, che magari è solo saputa perché c'è il computer infetto, e ti dice eseguire le macro, tu dici sì, quello magari fa partire qualcosa che ti cancella dei file sull'hard disk o prende dei file sul tuo hard disk e li spedisce per email a qualcuno. Manda un PDF, perché quello è sicuro, queste cose non possono succedere. Beh, dal 2010 queste cose stanno succedendo più spesso con i PDF che non con i file di Word, quindi neanche su quello possiamo stare più tranquilli. Questa è la roba che dicevo prima, se non mi abituo a non cliccare su qualsiasi cosa che mi arriva per email, prima o poi qualcosa mi succederà. E poi uno cita sempre i casi americani, cioè il grande americano truffa Edwin Andreas Penas, si è rubato 6 milioni di euro in 6 mesi con una truffa per il VoIP, meraviglioso, chissà quando arriverà in Italia. In Italia questa cosa sta già succedendo, Castelfranco Veneto è dietro casa mia, io vengo da Verona, e questo signore lavora in un'azienda, il tecnico informatico che lavora lì litiga con l'azienda, va via, gli blocca l'azienda, cioè non mi serviva una parola nuova, potevamo usare stronzo, non si possono dire le parolacce qui, vero, scusate. Roba che abbiamo già visto, solo che adesso la fanno con i computer, una volta che qualcuno cancellava qualche file, una volta qualcuno si portava via il faldone, una volta uno imboscava le cose, e questo era il tecnico della rete, gli ha bloccato la rete, gli ha criptato tutti i dati, cioè, o li ha cancellati, non ricordo. Questa è roba che sta già succedendo nelle nostre aziende. Ora, questa era un'azienda
privata, plausibilmente anche piccolina. Poi quando io leggo armi digitali, cioè, gli ha cancellato dei dati, però avrà usato delete, memela qualcosa, chissà. Ma e se questa fosse stata un'azienda che contiene anche dei miei dati, che doveva darmi in qualche modo servizi? Adesso non vi sto parlando dell'ASL, vi sto parlando del mio commercialista e della sua impiegata che va via e cancella i file che servono per fare la mia dichiarazione dei redditi. Sto parlando del mio avvocato e un altro avvocato che va via cancellando tutto, compreso l'atto sul quale stavano lavorando per me, che dovevano presentarlo in tribunale. Questo è il rischio, questa è la roba che mi spaventa, che in qualche modo quando succedono queste cose colpiscano me. E se invece io sono il titolare di quello studio di avvocato o quant'altro, il fatto che colpisca la mia azienda, evidentemente. Quindi i dati che stiamo gestendo sono a rischio. Poi qui prima o poi l'Università di Bologna mi porterà in tribunale per quello che dico, ma stiamo registrando, vero? E non ci possiamo fermare proprio due minuti su questa slide, no? Andiamo avanti. In streaming, perfetto. Quindi per email mi arriverà una denuncia, eccezionale. Non so se ricordate, arriva Anonymous, fa un po' di confusione in Italia, il Kneipic, questo, quell'altro, Vitrociset, nessuno sa cosa sia bene Vitrociset, per cui non ci siamo neanche preoccupati, gestiscono sui radar negli aeroporti, niente di che. Bucano l'Università di Bologna, portano via dei dati, ma l'università ci rassicura, tranquilli, non è successo niente. Vero, nel senso, cosa hanno portato via? La login e la password con la quale si va a vedere il tuo voto all'università. Criticità dell'informazione, sono d'accordo, quasi pari a zero. Ora, indovinate un po', plausibilmente, se vi dovessero chiedere di iscrivervi ad un servizio, scegliete un nome utente, email, mettereste che cosa? La vostra email. Password, ditemi che non mettereste la stessa password che avete per le mail, e quella mail non è la stessa mail che avete su Facebook e che avete su Amazon e che avete su eBay e che avete su qualsiasi altro servizio che io possa andare avanti a nominare, e la password sarebbe sempre la stessa. Quindi il problema non è quello che hanno rubato dall'Università di Bologna o che hanno rubato alla singola entità su internet oggi. Il problema è che quando questa cosa succede ha una serie di ricadute sui dati che riguardano tutte le persone iscritte a quel servizio enormi. Quando mi dicono che da LinkedIn hanno portato via 20.000 password, quelle 20.000 persone probabilmente vedranno compromesso il loro profilo di Facebook, il loro account su Amazon, il loro account su eBay, e chi più ne ha più ne metta. Questi sono i domino con i quali giochiamo oggi, che butti giù una tessera e vanno giù una dopo l'altra. Proteggersi da questa roba con l'antivirus, come faccio? Cioè, qui sono io che devo usare una password diversa su ogni servizio, per dire una banalità. Non c'è un prodotto tecnologico che posso usare per difendermi da questa roba. È di tutto un servizio tipo quello di LinkedIn o quello dell'università che mi dà un altro e sul quale io non ho nessun potere per fare sicurezza su quella roba. E poi c'è Anonymous che fa i DDoS contro il Kneipic, la polizia che... sì, quello è quello che finisce in prima pagina sui giornali. Poi quando questa roba... questo è un caso che ho seguito personalmente e che ho potuto pubblicare anche tutti i dettagli. Se lo cercate, questo è perché è molto bello, perché 2006 è una delle riviste hacker più famose nel mondo e me l'hanno pubblicato. In realtà, se lo cercate, trovate tutto il materiale gratuitamente in... ah no, guardate, ho messo anche il link, che bravo che sono. Quando questa roba però succede, l'azienda fuori porta a Torino, un'azienda di 50 persone, qui non stiamo parlando di Anonymous della polizia, stiamo parlando di un concorrente che dice: senti, se il tuo sito è giù, probabilmente i tuoi utenti verranno a prendere le stesse cose da me, quindi una cosa molto concreta, molto economica. Questo non va sulle prime pagine di tutti i giornali, ma è quello che succede oggi, non voglio dire tutti i giorni, più volte al giorno. Portare un attacco del genere, tengo fermo il tuo sito, non faccio raggiungere il tuo blog, il tuo sito di e-commerce, dipende da chi vi rivolgete. Fino a qualche mese fa rischiava di costare sui 5-6 dollari giorno, oggi c'è la crisi, siamo sui 4 dollari giorno. Quindi questi sono i numeri, poi fanno gli sconti se lo prendete per periodi un pochino, scusate, ora non giorno, 4-5 dollari l'ora, se prendete tante ore rischiate di avere anche lo sconto. E poi di nuovo, se andate a parlare con qualcuno che sta in qualche ufficio che riceve denunce dal pubblico, una delle emergenze sociali che vi racconteranno, che
oggi vengono denunciate spessissimo è proprio il furto d'identità. Ora di nuovo lo rubano a Giulio Tremonti facendo il falso profilo Facebook, simpatica goliardata che finisce sulle prime pagine dei giornali, però invece il piccolo imprenditore della Brianza a cui fanno, parlando di casi concreti, gli abbonamenti Mediaset Premium, quindi parliamo anche di poco denaro, nome suo, che però poi non vengono pagati, per cui lui finisce nell'elenco di quelli che non paga i servizi che ha sottoscritto. Questa roba io non lo so, ma magari rischi pure che dopo domani vai a chiedere un mutuo e non te lo danno, e uscire dall'elenco dei protestati non è proprio una banalità, ed era solo una roba che è successa su internet. Non posso cambiare la macchina perché non mi presta i soldi la banca, però tanto era solo una cosa successa su internet, no? E questa di nuovo è tutta roba dalla quale come faccio a difendermi? Cioè, su Facebook, che strumenti ho? Allora, non è un server che gestisco io, non lo configuro io, non lo proteggo io, non gestisco io il firewall, non gestisco io il loro antivirus, devo comportarmi bene, usare il servizio al meglio che posso e cercare di fare attenzione tra le diverse cose che posso o non posso fare, usarlo in modo sensato. Banalmente, se una volta di default andava in chiaro tutto il traffico, io potevo scegliere se usarlo in maniera criptata, quindi in HTTPS con quell'SSL che sta nel titolo. Oggi per fortuna ci fanno andare criptati di default, con l'SSL di default, perché loro hanno fatto così. Quanti altri siti? Wikipedia, chi di voi usa Wikipedia in SSL? Io sono un paranoico pazzo, cioè il fatto che il mio internet provider possa consultare gli articoli, sapere gli articoli che io consulto su Wikipedia, poi io mi infastidisco. Non è che ci sia qualcosa da nascondere, però sono fondamentalmente fatti miei e non vedo perché lo debba riguardare questa cosa. Tantissimi dei siti, ricerche su Google, perché il mio provider deve sapere cosa io cerco su Google? Io Google lo uso in HTTPS, è esattamente la stessa cosa, la differenza anziché scrivere google.com è scrivere https://google.com, lo metti nei preferiti così, a posto. Google sa tutto di me. Andiamo per, chi è che l'ha detto qui? Non lo so. Andiamo per piccoli step. Allora, intanto mi preoccupo di quello che ho a casa, quindi la Telecom, la Fastweb, la Tiscali, non so con chi ce l'hai. Andiamo per step. Google l'ho scelto, è vero che ho scelto anche Telecom per collegarmi ad internet, però Telecom non mi fa fare le ricerche in maniera così efficiente, intanto mi preoccupo di loro. Poi mi preoccuperò anche di Google, un pezzettino alla volta, e arriviamo. Quindi voglio fare in modo... Devo stare attento a questi fenomeni perché hanno gli strascichi lunghissimi, e ci sono delle piccole cose che posso fare. Quell'SSL banalmente prevede che nessuno veda quello che io sto facendo, non solo, cioè, adesso io non è che voglio dire che in Telecom sono cattivi e guardano la roba che faccio io su internet, ma avete idea di quanto è grande quell'azienda, di quanta gente ci lavora, di quanti stagisti hanno? Ce n'è uno che può fare qualche cosa? Scheggia impazzita, magari sì, c'è qualcuno che può fare la stessa roba in qualsiasi altra azienda che eroga questo tipo di servizi. Cioè il rischio è troppo grande e io non mi sento di accettarlo. E poi si arriva alla roba, invece poi quella sì, da prime pagine del giornale, quindi gli attacchi alle centrali nucleari, virus scritti apposta per colpire dei target molto specifici. Scusatemi, ho un caldo orribile, mi tolgo la giacca. Mi ero portato anche un abito e una camicia per venire qui oggi, ma sono in macchina insieme a mia figlia, plausibilmente, sempre mentre cercano parcheggio. Questa sì è davvero quella roba che stava in quel 3-4% di cyber war. Quella nazione sta facendo qualche cosa che mi è abbastanza invisa, ragion per cui creo un qualche cosa di tecnologicamente estremamente avanzato come erano Stuxnet, Doku e Flame, e cerco di fare in modo di danneggiare quell'operazione a me invisa, tipo il programma nucleare iraniano. Qui parliamo di tecnologia davvero bella, davvero non proprio immediatamente disponibile, quantomeno per quantità di denaro che ci vuole e numero di esperti che ci vogliono, non è proprio la merce del comune cittadino sotto casa. Problema. Lì c'è uno scopo assolutamente preciso, un target molto puntuale, ma questa roba una volta che è in giro, e se uno ha la sfortuna che la sua pressa nella fabbrica è gestita dallo stessa marca e modello di PLC
che hanno usato là per misurare determinate cose nella centrale nucleare. Quel virus, una volta che è in giro, se arriva da me, fa gli stessi identici danni, vero? Non è che sia selettivo, cioè sono in Iran, sono in quel sito lì, sì, allora, ma invece se sono a Cologno Monzese, no. Questa roba, una volta che è in giro, punto, e può colpire chiunque. Resto sulla parte di... Questo va addosso a un PLC della Siemens, un modello particolare che parla un protocollo particolare, c'è della gente che usa dei PLC di altre marche, ma i PLC della Siemens li usiamo anche in Italia. Se tu nella tua fabbrica c'hai quelli e ti arriva questo, quello... E li riprogramma per falsare sulla tua macchina a casa tua, no, ma magari sull'acquedotto della tua città. Sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, sono sulla ricaduta sui cittadini, cioè che questa cosa riguarda quello che ci succede intorno. Questo tema è così specifico e ha preso delle pieghe così importanti che esiste addirittura una monografia del CLUSIT che, di nuovo, se mi mandate una mail perché interessa, la faccio avere, tratta il tema in maniera verticale. Banalmente, tutta questa roba è diffusissima. Oramai siamo circondati da cose comandate dai computer. Nelle centrali elettriche, nelle centrali chimiche, negli acquedotti, e sto parlando di infrastrutture critiche, parliamo di aziende normali, parliamo di casa nostra. Adesso magari io sono un pochino più attento a determinate cose, quindi ho la bilancia wireless che quando mi peso carica su un server quanto peso, come sta variando la mia massa grassa e il mio indice di massa muscolare. Magari io sono matto perché ho il coniglio wireless che mi legge le notizie e mi dice cosa sta succedendo nel mondo. Ho tante cose dentro casa collegate ad internet, mi sta arrivando a giorni le lampadine che cambiano colore comandate con l'iPad. Quella roba lì, nel momento in cui dovesse succedere qualche cosa dentro casa mia, ecco, se il coniglio smette di parlare non è un grosso problema, se voglio accendere la luce non si accende, o se è accesa e mi si spegne all'improvviso, quello comincia a diventare fastidioso. E non ho ancora trovato il frigo USB o la lavatrice sui P, ma li avrò anche quelli, vi assicuro. Ma poi salta fuori che il frigo sui P te lo bucano e anziché dirti guarda che sta finendo la birra ti fa comprare i biscotti biologici, cioè è un casino, vero? Attacchi devastanti. Il problema di tutte queste tecnologie qui è che 10 anni fa non le conosceva nessuno, nessuno sapeva come interagirci, mancavano gli strumenti. Oggi l'ultimo Nessus, l'ultimo OpenVAS, gli ultimi programmi, cioè per ultimi intendo proprio quelli che conoscono tutti e si scaricano gratis da internet, quindi non è una roba di nicchia, conoscono queste tecnologie. E ci sanno interagire, sanno identificare che cosa di malvagio si può fare con questa roba. Quindi, come dicevo prima, il profilo medio dell'attaccante in termini di expertise si è abbassato tantissimo. Oramai questa roba che può fare qualcuno che non sa neanche bene di che cosa si tratta, però ha scaricato il programma da internet, l'ho lanciato, mi ha detto che c'è quella roba lì, proviamo un po'. E quel proviamo un po' è terribile. Qualche caso di qualche anno fa, questo è un computer infetto con un virus normalissimo, slammer, quindi niente che ha a che vedere con gli ambiti SCADA che nominavamo prima, che però quel worm, quel virus, si diffonde all'interno di una rete SCADA, quella di una centrale nucleare, e mette fuori uso il sistema di monitoring. Quindi nessuno sapeva cosa stava succedendo, ma in quel momento non è successo niente degno di nota, per fortuna. Ci sono altri esempi, insomma, un pochino peggiori. O questo che a me spaventa molto, perché là leggevamo del tizio di Conegliano che cancella i dati nel momento in cui va via dell'azienda. Questo, 13 anni fa, per la stessa ragione, siccome l'azienda mi ha licenziato, secondo me, non avendone diritto, era un'azienda che trattava le acque, torna fuori dal cancello dell'azienda, si collega alla rete e scarica il liquame dentro l'acqua potabile. Insomma, non proprio bene, adesso l'hanno arrestato, per carità, però qui ci sono tantissime cose che potremmo discutere in proposito. Ma perché era in grado di farlo? Perché l'ha fatto? Perché è stato così semplice? E quello che mi spaventa è poi rapportarlo in Italia a quello che succede tutti i giorni sul mercato. Questo è un nostro ex prospect che ha un alto forno
dice, ma se questo altoforno comandato da un PC che è in rete con i PC delle segretarie da fuori di matto e fa casino con l'altoforno, di cosa stiamo parlando? Beh, 3 milioni di euro per riaccenderlo. Poi vediamo quanta materia prima è andata distrutta, i ritardi sulle consegne, i clienti insoddisfatti e quant'altro. Quanto costa sistemare il tutto? 3.000 euro. Lo facciamo o no? No. Se questo è il tipo di protezione che mettiamo in campo, insomma, plausibilmente non funzionerà molto. Ora io vi ho raccontato tutta una serie di casi eclatanti, cose bellissime, che alcune che passano anche sui giornali, eccezionali, perché poi tu vai alle conferenze, non sei sul palco, è bellissimo raccontare queste cose perché fanno molta impressione, però poi vediamo che cosa succede davvero. Allora, terribile, io adesso vi voglio far vedere che cos'è una SQL injection. Noi stiamo parlando degli attacchi alle centrali nucleari e ancora oggi una marea di siti web, di organizzazioni importantissime, siti di e-commerce, blog, siti istituzionali, soffrono di questa cosa qui. Questa cosa qui per me è la piaga di questi anni, perché ci rubano proprio le informazioni che riguardano noi. Quando vi dicono rubate le carte di credito a quelli là, rubate le password a quello lì, quasi sempre hanno fatto questa roba qui. Allora, mediamente, quando io scrivo un'applicazione web, questo è un sito che abbiamo tirato in piedi commettendo di proposito gli errori necessari perché questa roba funzioni. Io mi aspetto che, mettendo il mio nome utente, la password, nella maschera di un sito web, nel momento in cui premo logon, che avvenga qualche cosa alle spalle che mi fa entrare dentro l'applicazione riconoscendo me, dandomi diritto di fare tutte le cose che io sono autorizzato a fare. Che cos'è questa roba che succede dietro? La roba che succede dietro è che un'istruzione del programma parla col database e fa una domanda. Prova a vedere se nell'elenco degli utenti esiste fatalità qualcuno che ha quel nome utente che è stato digitato e quella password. Se sì, allora fallo entrare e applica tutte quante le cose necessarie. Allora io mi chiedo, sarà possibile modificare questa domanda, trasformarla? Se voi cercate SQL injection su internet, la prima roba che trovate è questa stringhetta qui, orribile. Stiamo parlando di cose che insegnano plausibilmente in terza superiore, credo, negli istituti tecnici. Dico, la copio, la prendo in giro a qualche parte e provo a buttarla dentro un sito. Come funziona? Nome utente, non importa. Incollo al posto della password quella roba lì e se il sito è vulnerabile a questa roba che si chiama SQL injection, io mi trovo dentro con il primo utente che è stato creato, plausibilmente l'amministratore. Perché io ho trasformato la domanda in se nell'elenco degli utenti c'è qualcuno che ha quel nome utente e quella password, oppure se uno è uguale a uno. Capite che uno è sempre uguale a uno e di conseguenza entrare è molto facile. Con una roba che si fa copia e incolla da internet. Stiamo parlando degli Stati Uniti che pagano decine di migliaia di euro per comprare degli zero day sul mercato per scrivere un worm che va a attaccare le centrali nucleari e poi ci facciamo rubare i dati con quella stringhetta lì. Quella stringhetta lì, quella che, non sapendo neanche che cos'è l'SQL o che, la trovate su internet. Il mio collega invece che l'SQL lo sa a memoria, senza consultare il manuale scrive robe del genere, al posto di quella stringhetta di cui abbiamo fatto copia e incolla, e per esempio tira fuori elenchi di nomi utenti e password facendo la stessa cosa. E qui sempre nell'esempio, le password in clear text, un problema che abbiamo risolto negli anni 80 e che pure ancora succede sui siti istituzionali, molto spesso, cioè di organizzazioni molto grandi, le password sono ancora in chiaro e si tirano fuori così. È successo la 13ª volta che hanno bucato Sony su 16, vero? E Sony non gli manca il budget e mi sembrano anche un'azienda abbastanza fine alla tecnologia per preoccuparsi di queste cose. Figuratevi gli altri. Come mi proteggo? Vi serve un programma che costa 80.000 euro e anni per implementarlo? No, basterebbe scrivere bene il codice, basterebbe assumere qualcuno che si preoccupi di non far funzionare quella roba lì. Per chiudere, tre parole sul cloud. Proprio perché ci preoccupa. Il cloud ha un problema drammatico, che quando dico cloud sto dicendo troppa roba. In realtà quasi sempre quando dico cloud, salvo che io non sia in qualche azienda che si occupa di tecnologia, sto parlando di questa roba. C'è qualcuno, software as a service, c'è qualcuno su internet che mi offre un servizio.
Perché se in realtà io fossi un informatico e stessi prendendo un infrastructure as a service, avrei dei server miei che posso configurare come voglio, potrei implementare determinate misure di sicurezza, potrei fare certe cose. Ma se sono un utente che usa un servizio, e nel 99% dei casi sono qua, cioè se io uso Gmail, che sta qua, io non è che posso dire da domani voglio che Gmail di default vada in HTTPS. No, quella è una decisione che può prendere solo Google. Voglio che le password di Gmail siano registrate e criptate. Io non posso fare niente. Che cosa posso fare? Posso scegliere un servizio che abbia previsto di fare tutte quelle cose che avrei voluto fare io, che si preoccupi di conservare quei dati nel modo corretto. Ora, sull'eticità dell'azienda ne possiamo anche discutere. Poi bisogna andare a vedere nella realtà che cosa succede, perché poi la realtà purtroppo è estremamente complessa. Quindi scelgo il servizio che vado a sottoscrivere a seconda delle caratteristiche che ha, che domande mi dovrei fare. Allora, probabilmente internet non è piena di gente che vuole intercettare il mio traffico, però nel dubbio se non fosse intercettabile sarebbe meglio, come dicevo prima. Quindi il fatto che ci siano i certificati, questa è una frase, non mi sono fidato a mettere una citazione, non l'ho verificato, dicono che la dicesse Fidel Castro. Insieme al sono ancora vivo perché sono paranoico perché sono ancora vivo, insomma queste cosine uscivo ogni tanto. Quindi voglio proteggermi nel dubbio, perché non mi costa niente, è opportuno farlo. Però è poca la roba che posso fare io, non posso modificare quello che sta là, come dicevo prima, di Gmail, quindi dovrei farmi una tabellina, uno specchietto, qualcosa, un elenco di domande che a mio parere sarebbe opportuno farsi prima di scegliere di usare un servizio. Allora, innanzitutto, per cosa lo userò? Che dati metto lì? Come dicevo prima, Dropbox, io non è che abbia niente contro di loro, sono anche un utente Dropbox e lo uso, ci metto della roba sopra, sì, se devo scambiarmi le foto del picnic di mia figlia con un amico lo faccio, il report del penetration test a un cliente, ecco, magari quello no, anche l'avvocato che ci vuole mettere sopra la rassegna stampa in merito a qualche cosa non c'è problema, ma gli atti no. Cose che non attaccherei su questo muro adesso, io in the cloud tutto sommato, così come vanno su Dropbox, non ce le metterei. Dico Dropbox, ma SkyDrive, G-Drive, scegliete un po' il servizio che volete, poco importa. Quindi che cosa carico? E l'altra domanda che mi faccio, allora, poiché magari non mi fido, ho modo di proteggere quei dati? Sì, no. Allora, per esempio, io ho un account Dropbox che corrisponde a un unico grosso file, che è un volume criptato, quindi chiunque dovesse andare in quel mio account Dropbox vede un file solo, ci fa doppio clic sopra e se ha il programma giusto gli chiedo una password molto lunga e complessa che se la digita può vedere poi che cosa c'è lì dentro. Quanto è affidabile questa cosa? Di nuovo, insomma, quanto è motivato eventualmente chi deve trovare quelle informazioni a farlo? Perché è vero che quella password va digitata, ma è vero anche che ci sono delle tecniche per trovarle le password. Io comunque sto mettendo lì sopra qualche cosa che una volta che qualcun altro se l'è preso può scrivere un programma che comincia a provare le password in serie finché non trova quella giusta. Ci sono delle informazioni che a me non va di mettere nella situazione per cui neanche questa sia un'opzione tollerabile. Molto poche per fortuna, però in alcuni casi uso questi servizi introducendo io un layer di sicurezza in più, cripto quello che metto lì sopra. Cripto, non sto parlando del ci metto un file zip protetto da password, quella è un'altra roba. Cripto vuol dire uso un programma tipo TrueCrypt, che è un programma che cripta per davvero. E poi la roba che metto lì sopra, la salvo io, la salvano loro, se cancello qualcosa come si fa a ritrovarlo? Anche queste non sono risposte che hanno sempre, non sono domande che hanno sempre facile risposta. Prego. Perché pagare internet? Se ci stanno tutti questi rischi. E poi, nel momento in cui si verificano dei danni, perché non avere risarcimenti? Allora, sui risarcimenti purtroppo sono la persona sbagliata a cui chiederlo, perché sono d'accordo con questa domanda, con l'osservazione.
la dico in maniera più business perché purtroppo è proprio roba di cui mi occupo. Io compro dai vendor dei contratti che dicono se succede qualche cosa io intervengo entro 4 ore. Cosa succede se non intervieni entro 4 ore? Nulla. E quindi cioè, anch'io sono capace di promettere le cose così. Allora, riesco a capire che sia impossibile per un'azienda di quelle dimensioni con quei servizi prevedere dei risarcimenti specifici per alcune cose o altro, però oggi siamo veramente alla deriva e su questo sono abbastanza d'accordo. Sul perché paghiamo, perché come ho detto inizialmente io adesso vi sto dicendo le cose brutte. Allora, se io ho un server di posta e mi sto subendo un attacco di tipo di DDoS, come dicevamo prima, se ce l'ho in ufficio, come mi difendo? Se ce l'ho, la mia batteria è finita. Ah, sta finendo, quindi c'è un microfono di backup, spero. Ok. Se mi devo difendere da un attacco, il fatto di essere in the cloud, per esempio, lì riesco a farlo, in ufficio non riesco a farlo. Dropbox ne parlo malissimo, ma ho i miei file sull'iPad, sull'iPhone, sul computer, ci accedo via web, cioè è comodissimo e utilissimo se so come lo sto usando e cosa ci metto sopra. Quindi io sto dicendo tutte le cose malvagie, ma in realtà i pro ci sono per davvero di tutte queste tecnologie. Io non sono un grande sostenitore degli SMS, del tipo ditemi il vostro numero di telefono, ditemi da chi volete ricevere un SMS con scritto dentro cosa, e non è un grosso problema, come il volete ricevere una telefonata da che numero in questo momento, queste sono cose che si fanno giornalmente. Detto questo, il fatto del posso prevedere un'autenticazione un po' più forte della semplice password, quello è un principio perfetto ed eccezionale. Però quello garantisce che nessuno acceda al posto mio a quelle informazioni, non dice niente in merito al fatto del un dipendente di Dropbox che è amministratore di sistema cosa farà con i miei dati, perché io purtroppo mi pongo anche questo problema, quindi mi sento assediato e attaccato su tutti i fronti da questo punto di vista. Comunque sì, il mettere più password e più livelli di sicurezza è assolutamente sensato. Quanti l'avranno attivato? Secondo me non arriviamo al 5%, facendo una statistica mondiale. La butto così, sarei pronto a metterci dei soldi. Mi riservo il diritto di non rispondere perché registrano. Poi beviamo un caffè assieme e ne parliamo. È anche un conoscente, un amico esagerato, cioè lo conosco, mi dispiace anche raccontare le cose su di lui. Ecco, diciamo che non metterei i miei ultimi brevetti lì sopra, finché non sono stati brevettati. Quindi qualcuno salva i miei dati, posso fare in modo che quei dati non siano in qualche modo riconducibili a me, perché anche questa a volte è una esigenza. Ma soprattutto quello che mi spaventa molto è questo, ma dopo che io ho cancellato qualche cosa da Dropbox, l'azienda Dropbox per quanto altro tempo terrà una copia di quello che io ho cancellato? Perché il fatto che io l'abbia cancellato dal mio account non significa che è stato cancellato dai loro storage. Magari lo cancellano immediatamente, magari lo tengono per altri 20 anni. Con che scopi, con che utilizzi? Per esempio Facebook non cancella le vostre cose e le può riutilizzare, c'è scritto in quelle righine piccoline che legge solo il mio avvocato e poi mi riferisce con calma. Quindi questa per me è una delle cose che sposta molto se prendo un servizio o un altro e nel come andrò ad utilizzarlo. E poi una cosa che trovo aberrante. Come dicevo, siccome mi ritengo assediato, uso dei certificati digitali per firmare tutte le mail che io mando, quindi non so, se usate Outlook e ricevete una mia mail vi appare una coccardina verde. Se siete degli utilizzatori della stessa tecnologia che si chiama SMIME, possiamo scambiarci mail criptate, quindi io cerco di scambiarmi la maggior quantità di mail criptate con la maggior quantità di persone possibili.
poi leggi la posta via webmail e la mail criptata non la puoi vedere. Allora carichi il tuo certificato sul servizio via web per poter guardare le mail criptate via web. Ah, stai mettendo la chiave che permette di aprire le mail, quindi quella che garantiva la sicurezza, su un server magari gestito da altri che possono a quel punto usare quella chiave per aprire tutte le mail criptate. Io ho visto gente mettere i certificati per la firma digitale su servizi web, quello che dice che io sono davvero Alessio Pennasilico per la Camera di Commercio. Le chiavi, i certificati digitali devono restare esclusivamente vostri, non vanno messi da nessuna parte per nessuna ragione al mondo, perché poi dico chissà se succede questo di qualche giorno fa, 19 aprile, questo signore licenziato da si licenzia da un provider, è in malattia o qualcosa del genere, poi è stato licenziato perché un suo collega facendo un'attività al posto suo si è accorto che questo ha installato un suo programma su 2700 server di clienti. Cioè fate conto che questa azienda è come se fosse Amazon, è come se fosse Windows Azure, quelle robe che ti danno i computer in the cloud. Lui per tutti i computer dei clienti ci installava un programma per poterci entrare dentro e farci quello che volete. Io lo dicevo anni fa, Alessio è matto, non succederanno mai queste cose, eccoci qui. Per finire, rimetto questa slide perché è drammatica. Siamo assediati, vogliono tutti i nostri dati, perché gli rende economicamente del denaro o perché hanno degli interessi. Purtroppo sono rischi reali e concreti e che possono essere trasformati in incidente da persone con competenze bassissime e hanno un impatto su di noi, sui nostri dati, sui nostri servizi purtroppo molto alto. Come dicevo prima, se colpiscono l'acquedotto dietro casa mia riguarda anche me e se riguardano qualcosa che gestisco io riguarda anche persone intorno a me. Purtroppo curare questa roba dopo che è già successa è un disastro. Se io ho già messo tutti i miei file su Dropbox, dire ok non lo faccio più, quanto mi aiuterà a mitigare la cosa? Quindi ecco, poi che non esca qualcuno dicendo sentito Alessio oggi ha detto non va usato il cloud, no, attenzione, va usato con attenzione valutando i rischi anche degli aspetti positivi. Mi devo preoccupare prima delle cose perché preoccuparsene dopo fa succedere queste cose. L'uscita di emergenza in una casa si costruisce quando costruisco la casa, non dopo che la casa è già costruita. Quindi dei problemi mi devo preoccupare prima perché dopo è veramente troppo tardi. Temo che non avrei potuto fare più veloce di così. Grazie Giovanni dei minuti che mi hai regalato.